Di fronte ad aree a verde bruciate si prova un senso di amarezza, di sconforto in alcuni casi, però bisogna sempre reagire. Sappiamo che dobbiamo convivere con queste calamità, non possiamo puntare al rischio zero, ma abbiamo il dovere tutti di lavorare per contenere al minimo i danni. La mia visita assieme al capo dipartimento della Protezione Civile Curcio qui sull'isola d'Elba ha un duplice fine, non soltanto quello di verificare i danni e quindi vedere come poter intervenire a seguito degli incendi estivi, ma anche una seria ricognizione sulla condizione di vita nelle isole minori. Il governo intende inserire nell'agenda una serie di misure finalizzate a rendere meno disagevole la presenza sulle isole che occupano oltre 240.000 persone nei mesi invernali, con cifre assolutamente inimmaginabili nei mesi estivi. Insomma, vivere in un'isola minore è bello d'estate, divertente, comodissimo, molto difficile restarci d'inverno. E se non si interviene adesso con misure concrete in termini infrastrutturali, in termini di incentivi fiscali, tributari, corriamo il rischio che fra 30 anni queste isole nei mesi invernali resteranno deserte. Gli incendi hanno attraversato tutta l'Italia, pensa ad interventi nuovi per affrontare queste calamità estive. Il problema incendi riguarda non soltanto l'Europa, ma il mondo intero. Ancora oggi siamo soccombenti. Servono non soltanto strumenti sofisticati che la tecnologia mette a disposizione, ma serve anche un comune e diffuso senso di responsabilità da parte di tutti. Un proprietario di terreni agricoli distratto, noncurante, svogliato può essere involontariamente complice di un vero e proprio disastro. Serve una cultura del rischio che deve coinvolgere tutti. Ecco perché l'appello non ci stanchiamo mai di farlo e di rivolgerlo a tutti. Ormai gli incendi dal nord al sud, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, ovunque nel mondo, sono problemi con i quali siamo chiamati a fare i conti e dobbiamo assolutamente ridurne al minimo gli effetti. Grazie.